Allora, Raffaele, come nasce Babbo Natale e la pozione delle 13 erbe? Nasce dalla volontà di Fondazione AIDA di proseguire il cammino iniziato lo scorso anno con Buon Natale e Babbo Natale, e cioè di portare a Verona, durante il periodo delle festività natalizie, un musical originale nella trama e nelle musiche dedicato a tutta la famiglia. Come mai questo titolo, La pozione delle 13 erbe? Beh, Babbo Natale quest'anno si troverà ad affrontare una nuova avventura. Dopo essere riuscito l'anno scorso a superare e a sconfiggere il mago bisesto, quest'anno si dovrà cimentare con una nuova rivale, la Regina Tormenta, che scatenerà su di lui un terribile incantesimo. E la pozione delle 13 erbe sarà l'unica in grado di salvare Babbo Natale da questo incantesimo e salvare anche il Natale per tutti i bambini del mondo. Quindi questo è uno spettacolo rivolto alle famiglie e ai bambini. Sì, la volontà è quella di creare una vera e propria favola natalizia in musical, e quindi uno spettacolo che si rivolga a tutta la famiglia, non uno spettacolo solo ed esclusivamente dedicato ai bambini, sì, rivolto ai bambini che si appassioneranno e verranno coinvolti dai colori, dalle luci, dalle musiche, eccetera, eccetera. Ma è anche uno spettacolo che è un vero e proprio fantasy, quindi una storia avventurosa che quindi può essere anche apprezzato dai ragazzi, un po' più grandicelli, e soprattutto che parla anche agli adulti. Ci saranno anche dei messaggi importanti legati al rispetto dell'ambiente e quindi un messaggio anche di carattere ecologico che si spera di lanciare attraverso questo spettacolo a tutte le nuove generazioni. Quindi è uno spettacolo che fonde il divertimento, la tradizione natalizia e anche un messaggio importante. Un'ultima domanda, parlaci un po' del team creativo, del cast, è lo stesso dell'anno scorso? Allora, il team creativo è lo stesso dell'anno scorso, nel senso che Fondazione AIDA, dato il successo di Buon Natale e Babbo Natale, ha confermato me alla regia. Io ho collaborato alla drammaturgia originale insieme a Pino Costalunga e le liriche e le musiche sono state composte come l'anno scorso da Laura Facci. Il cast invece è cambiato. Quest'anno avremo nel ruolo di Babbo Natale Matteo Ippolito, poi ci sarà Agnese Falongo, Danny Bignotti e Marco Gabrielli. Inoltre ci sarà anche la partecipazione di una partecipazione straordinaria di cui sono molto contento, di due danzatori che collaborano con la Fondazione Arena di Verona, che sono Luca Condello ed Elisa Cipriani. Il debutto dello spettacolo quindi? Il debutto dello spettacolo è previsto per il giorno di Natale, anche questa è una novità assoluta, è la prima volta che viene proposto a Verona uno spettacolo teatrale durante il pomeriggio del giorno di Natale. Ci auguriamo però che le famiglie con i bambini che si riuniscono durante il giorno di Natale per celebrare insieme questa festività, il pomeriggio possano venire a teatro a trovarci. Lo spettacolo poi proseguirà con varie repliche fino al 6 gennaio. Coprirà quindi tutto il periodo delle festività natalizie al Teatro Stimate di Verona. Grazie Raffaele, ci vediamo a teatro. Vi aspetto.